Ciao a tutti da Toya Boyo, Tony 12 e Blallo E K che è in vacanza. Esattamente. Oggi giochiamo a Black and White 2. L'avevamo annunciato sul video precedente, che non so se metterò prima o se metterò dopo. Questo qui lo metterò sul video prima. Dopo l'avremo annunciato. Esattamente. Black and White 2, allora, è un giochetto di quelli famosi che ho ricevuto dal mio carico illegale di scambio di giochi strani che ho avuto un po' di tempo fa. Ne comprati, oh shit, è partito da solo. Beh, insomma, siamo appena entrati, abbiamo fatto un profilo, abbiamo settato un pochino la musica, anche se continua ad essere tremendamente alto. E penso che questo sia soltanto un video, perché ci deve fare fretta. Bene. E quindi direi di fare subito nuova partita. Lo faremo un iniziamo. Po' a puntate. Sì. Un po' io, un po' Tony. Blallo e K no. Blallo e K non riescono ancora a giocare. Io penso che sbasseremo un attimino la musica ancora. Sì. Bene, boh, qua insomma da almeno il retro della copertina del gioco non si capisce tantissimo. Questo è il principio. La nascita di un dio. È un po' altino, giusto un pochettino. Proviamo a seguire la storia. Invocato dalla preghiera di un cuore puro. Sì. Chi? H? Nato dalla disperazione. Blallo forse. Essere un dio. Sì. Controllare il potere del bene e del male. Questo è il tuo destino. Bene. Quindi noi siamo un dio. Sì. Per controllare il bene e il male. Sì. Siamo stati creati da un cuore puro. Ci serve un dio! Ascoltaci! Ma sono... Aiuto! Aiutaci, ti prego! Ci serve un dio, proprio così, a comando, no? 5 ma euro, viene catturato come bestemmia questa o no? Perché ho paura, perché non invocare il nome di Dio in vano, qua le stanno sparando come se non ci fosse un domani. Poi qua sembra che Dio sia molto materiale, sia una meteora. Che sì, e poi compra tante borsette, fa tanto shopping, è molto materiale. Non so, finta non aver sentito. Oh, eccoci, siamo... Noi siamo parte di te, la tua coscienza. Noi giocando? Ti aiuteremo a diventare il dio che vuoi essere. Così ti guideremo mentre affronterai in modo divino tutte le sfide del mondo. Ma prima dovrai imparare i fondamenti. Ti aiuteremo in tutto. Però per cominciare ti serve una creatura. Sì. Andiamo a sceglierne una. Ah beh, adesso andiamo a sceglierci la creatura. Bello. Perché è venuto fuori un diavolo misto satiro? Sì, completamente è brutto, brutto come il caro. Eccole della qua. Non sono meravigliose? No, fanno schifo. Hai quattro alternative. Cosa? Quella che sceglierai resterà con te finché rimarrai in questo mondo. Ah. Quindi pensaci bene e scegli in modo oculato. Io scelgo il lupo. Ora ti parleremo di queste bestie straordinarie. Io scelgo quello. Tutte rosso. Le creature possono essere addestrate come animali da compagnia. Oh, possono anche diventare terribili armi di guerra e distruzione. Tutte possono diventare una di queste due cose. Terribili. È questa la magnificenza delle creature. Possono diventare ciò che vuoi. Tutte le creature cresceranno, diventando grandi e potenti. Ma... Possono essere graziosi, simpatici e divertenti. Tutto. Possono anche diventare macchine da guerra. L'hai già detto tre volte che possono diventare macchine da guerra. Tutte quante diventeranno buone o cattive in base a ciò che insegnerai loro. Ma... Sì, ma cosa devo fare? Sì, non lo so. Ma io preferisco che diffondano amore sotto forma di un massacro o due. Le creature vivono per dominare e distruggere. Ma secondo me è un vero peccato. La creatura che sceglierai cambierà in base a ciò che farà e imparerà. Tutte hanno una vita indipendente, ma dovrai essere responsabile e non dargli troppo cibo. Mi ricorda qualche dubbio. Sì. Dunque, è il momento di scegliere. Bene. Clicca su una creatura con il pulsante azione per evidenziarla. Lupo, dai. Io voto il lupo, che mi ispira. Sì, dai, facciamo. Facciamo lupo. Cosa sta succedendo? Sceglierai il leone, lo so. In lontananza abbiamo la nostra manina che segue proprio il profilo del paesaggio. Sì. Quindi andando avanti, si ingrandisce di colpo. E andiamo indietro, si impicciolisce.
Quindi noi abbiamo detto che, mamma mia, che brutta roba deve avere. Lupo! Se sì. Cliccaci ancora sopra. De nuovo. Oh, ma cazzo, siete flesi. Dai, guarda, già cliccato. Guarda come sei. Che bello, vieni qua. Ma cosa sto facendo? Ma stiamo scherzando. Gli altri sono tristi, Io cosa succede se. No. La mucca ama giocare con la gente e mangia grano. Molto grano. Erba! Dovrei mangiare. Vabbè, insomma, si muovono tutti quanti in questa maniera. Un leone. Un pochino. Non c'è niente di regale come un grosso leone. Ah. Ma che cosa cavolo sta succedendo? Sì, la scimmia è intelligente e usa bene le mani. Ma cosa? Hai scelto, cliccaci ancora sopra con il pulsante azione. No. Ok, allora, devo dire che la scimmia è quella che si esalta un po' di meno, però facciamo il lupo. Dai, il lupo è più lupo. Però guardiamola ancora un pochino agitata. Anche lui è intelligente. Ma cosa sta facendo? Cosa stiamo giocando? Guarda sulla scatola l'età di questi utenti prevista. 13 mesi in su. Vabbè, vediamo che tutte le altre bestioline sono felici, ma se muoviamo il mouse sopra diventano contente, quindi facciamo veloci. Fermo questo cazzo di lupo. Devo rinfrescarti la memoria su come si muove un dio? Col mouse? Sì. Usa il pulsante azione su questa pergamena. Sì, fantastico. Ora prova a zoomare verso la creatura. Clicca sulla zona evidenziata con il pulsante centrale senza rilasciare. Be right back. Cazzo, be right back. Oh, scusa se non ti ho aiutato, ma dovevo girare un po' e vedere gente. Tutti i comandi che hai imparato ti permetteranno di muoverti nello scenario. 10 secondi? Cosa, in quanta gente hai potuto vedere in 10 secondi che non c'eri? Primo tutorial obbligato sul movimento della visuale. È una pergamena d'oro che ti guiderà nella storia. Ah, nella storia. Ah. Bene. Dobbiamo andare fino là, allora. Le pergamene d'argento attivano delle missioni. Ah, sexy. Le pergamene di bronzo sono tutorial e potranno insegnarti molto. Non andiamo da lì. Clicca due volte a terra con il pulsante movimento per zoomare su quel punto. No, zoomare sto così. Cazzo. Ecco. Eccolo, via. Clicca sulla pergamena tutorial sulle acquisizioni. No, di merda no, che te non so un altro tutorial da fare. Sì. Andiamo questo? Sì. Facciamo questo? Sì. Lascia la terra. Vuoi davvero lasciare questa terra? Clicca ancora per confermare. No. Ah sì, lascia la terra. Però non sappiamo niente di quello là di acquisizione. C'era anche un'altra. Cosa sto facendo? Molla giù quella roba. Un'altra pergamena di bronzo. No. C'è molto da imparare in così poco tempo. No. Questo è un procreatore. Oh, shit. Discepolo procreatore. No, piano, cosa vuol dire sta cosa? I procreatori stanno facendo ciò che fa di solito quella gente. Stiamo scherzando, muli. È un gioco per bambini, cioè l'età è da bambini, non puoi mettere queste cose. Non puoi dire da procreatore. Cioè. Hai capito tutto, padrone? Sì. Certo che sì. Per dimostrartelo, ecco mille tributi tutti per te. Grazie. Perché non esplorare la terra? Oh sì, che bello. Clicca sulle pergamene d'argento quando le vedi o su quella d'oro della montagna più alta per uscire. Bene. Ok, quindi andiamo a vedere quelle d'argento. D'argento. È meglio lasciarlo stare. Sì, perché se no usciamo dal gioco. Cosa succede? Cosa? Quella roba? Cosa? Chi? Ah, è un albero, ho spaccato un albero, ho buttato in mare. Vabbè. Bellissimo questa. Bene, vediamo la nostra prima missione qua cosa ci dicono. Se c'è un dio lassù e può sentirmi, vorrei che mi aiutasse. Ecco. Sono disperato. Adesso la mia vita è rovinata. Un masso arrotolato nel mio bel giardino. Come cazzo ho cercato di spostarlo, ma è troppo grande e pesante. Se c'è un uomo che ha bisogno di un dio, quello sono io. Ti prego, ascolta le mie preghiere. Lo schiaccialo col sasso. Chi è lui per chiederci di spostare le rocce? Diamogli una bella lezione. No, è sbagliato. Dobbiamo aiutare la nostra gente. Senza di loro non siamo nulla. No. Dai, poverino, no. Facciamo una buona azione, dai. Stai attento, capo. Non vogliamo che la roccia cada su quell'uomo, vero? Va bene, dai. Io ti ringrazio. Il masso è sparito. Il giardino è sistemato. Ottimo. Hai spostato la roccia.
L'uomo è contento e va tutto bene. Oh, padrone, deve finire così. Dobbiamo proprio accattivarci questa gente. Hai appena ricevuto dei tributi. Ottimo. Bene, possiamo andare alla prossima missione. All'inizio le missioni ovviamente sono facili. Sì. Siamo sull'isoletta? Sì. Vediamo cosa succede qua. Oh! Oh no, la cascata è bloccata. Sono tutti uguali? E ora cosa faremo? Che disgrazia. Non preoccuparti, ci verrà in mente qualcosa. Se la cascata è bloccata, l'acqua... Lanciare oggetti può essere molto utile per difendere e attaccare. Per lanciare un oggetto devi prima raccoglierlo. Bene. Poi, tenendo premuto il pulsante azione, muovi il mouse nella direzione in cui vuoi lanciare. Quando vuoi lasciare l'oggetto per scagliarlo via, rilascia il pulsante. Eccola. Oh, 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 oh. Via. Oh, Imar. Boh, ci vogliamo i massi e non ci vuole. Quindi ho fatto, sì. Oh. Due te la granciata! Ciao se cazzi! No! Cosa lo fa? Penso che da là te la devi lanciare verso... dall'isola te la devi lanciare verso... No! Sì! Sì. Vai! Peccato! Ma... Tagliello! Stronzo. No. 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 Ho perso. Vabbè. Avanti così. Rasengan. Non arrivo a capire. Rasen Shuriken. Peccato. Cosa? Dove è finita? Non so. Per prendere una roccia, portaci sopra la mano e tieni premuto il pulsante azione. Abbiamo capito, ma siamo talmente flesi che non riusciamo a fare sta cosa. Rilascia il pulsante. Ti resterà in mano. Capito. Per lanciarla premi il pulsante azione e trascina indietro il mouse. Poi sposta rapidamente il mouse verso un bersaglio e rilascia il pulsante. Tagliello. Avanti così. Sta zitto. Peccato. Allora, ho detto prima il tasto azione, che io spero sia il mouse. Sì. Tira indietro, poi seleziona un bersaglio, sì, e lancia. Sì. Quindi ci deve essere un altro tasto azione. Se io faccio così... Tagliello. Non succede niente, proviamo con esco. Opzioni. Comandi. Azione. PSM. Cos'è PSM? Sinistro mouse. Pulsante sinistro mouse. Ah, ok, quindi eravamo giusti. Olè! Avanti così! Non so che non prego. Ti prego, Per prendere una roccia, sì, portaci so sopra la mano. Quando avrai la roccia in mano, rilascia il pulsante. Ti resterà in mano. Per lanciarla, premi il pulsante azione e trascina indietro il mouse. Ora sposta rapidamente il mouse verso niente. Un bersaglio e rilascia il pulsante. Peccato. Para! Avanti così! Proviamo così. No. Peccato. Mi sono spaccato tutto della... No! Ti che passa tutti! Vabbè, capita. Riproviamo. Come sei, cazzo? Come sei, cazzo? Era? Non fa niente. Sto per piangere. Non ti capiva a Piero. Non capivo un cazzo. Gadito. Tieni. Dopodiché sì, io la volevo fare. Ha detto sì, sì. Con il... Tira indietro, sì, no? Poi seleziona, sì. Tagliello. Che la potevo fare? Dai, che la potevo fare? Dai, togli. Vai. No.
No, te l'hai persa. Tu non vedi la videocard, sono completamente fuori. Avanti così. Torna dentro. Sono fuori. Ah. Lancia la rossa. La rossa verso lo sparamento. Sì. Ma se faccio così. Peccato. Ma dove? Olè. No. Tagliella. Ma no. Avanti così. Per prendere un braccio, quando avrai la roccia in mano, rilascia il pulsante. 10 minuti, resterai in mano. Per lanciarla, premi il pulsante azione e trascina indietro il mouse. Poi sposta rapidamente il mouse verso un bersaglio e rilascia il pulsante. Va bene, ma per il momento... Vediamo la cinematica di fine. Bel lavoro, capo. Lo sbarramento è stato rimosso. Bene. Abbiamo guadagnato 5.000 soldini, abbiamo distrutto il paese. Abbiamo ammazzato tutto il paese. Devo dare un'occhiatina. Ma... Che cosa ho preso? Mi stavo fregando il carretto. Ma per il momento è tutto, quindi se avete piacere lasciate un commento, un mi piace, un'iscrizione al canale, ci fa sempre piacere. Un saluto da Tony Dolici Toyo Boyo e Blallo. Ciao a tutti.